Buona giornata, la notizia di Licio Gelli che esordirà come conduttore televisivo su Odeon. Con Venerabile Italia sembra che caschi a fagiolo con l'argomento trattato ieri qui, no, su questo blog, ma è solo una coincidenza per carità, fortunatamente, che riguarda il mondo televisivo, quindi il soggetto principe, no, di tutto quello che è successo in questi anni, Licio Gelli. Venerabile maestro di questa loggia segreta scoperta per caso nell'81, a tal proposito vi consiglio alcune pubblicazioni. Io mi sono imparato a memoria questa, praticamente Trame Atlantiche, sono quasi 500 pagine, che parla della storia della loggia massonica segreta P2, scritta da Sergio Flamini, ed è molto chiara, perché poi è fatta bene, perché senza esprimersi in giudizi mette la cronistoria con le date dei vari avvenimenti e poi collega, no, in conseguenza alla scoperta dell'elenco dei piduisti, collega alcuni eventi e si capisce, insomma, come le stragi di Stato e le pagine più nere che l'Italia non ha mai chiarito al suo popolo siano in qualche modo collegate a questa loggia massonica. Ci sono diversi argomenti, si parla della loggia scoperchiata, no, in cui sono stati trovati quasi 1.000 nominativi e si ritiene che non siano stati trovati tutti, tra cui Berlusconi. E ci sono i massoni golpisti, si parla della P2 nella strategia della tensione, il piano di rinascita che è stato ampiamente applicato ed è tuttora in corso di svolgimento, poi c'è il finanziere venuto dal nulla, quindi si parla delle relazioni fra la Chiesa e la mafia e la politica, l'assalto ai mass media con Berlusconi e poi la trama piduista da Moro a Pecorelli, i mercanti di San Pietro. Quindi tutte le scorribande speculative dello IOR, del Vaticano, e c'è tutto il piano di rinascita, anche dettagliatamente scritto, che vi consiglio, è un libro che è uscito qualche anno fa, ma è ancora di estrema attualità, Trame Atlantiche. Ve lo consiglio perché è molto più esaustivo di Wikipedia, che comunque è un'ottima enciclopedia da cui si possono trarre alcuni spunti, quelli principali, di questa loggia P2. Però il fatto grave è che oggi la loggia P2 molti studenti di scienze politiche non la conoscono perché a quanto pare non è inserita nei programmi di insegnamento, per cui molti non sanno cosa sia. Effettivamente la loggia P2 è scomparsa dal linguaggio italiano, mediatico, ma anche della letteratura ufficiale che la scuola imparziale dovrebbe accettare. È scomparso un po' come la mafia, soprattutto dalla televisione. Perciò l'esordio di Licio Gelli, a mio avviso, a differenza di questi che si indignano tutti, secondo me è molto utile, mi fa anche un po' ridere perché secondo me è il momento invece di far luce, no? Di sedersi davanti al televisore e guardare un po' in faccia questi personaggi, rimane sempre il dubbio di cosa si diranno, perché io dico Licio Gelli, Marcello Dell'Utri, che Gelli stima molto, come stima anche il decreto Gelmini, e questo mi preoccupa, ci sarà anche Andreotti, ecco, un altro uomo chiave che ha rappresentato il Vaticano in doppio petto e al quale si legano molti segreti, un po' come Cossiga, no? Sono questi sarcofagi che ancora oggi sono lì e che rappresentano proprio una classe politica che è delle peggiori, la più marcia, la più impenetrabile, no? La più sleale, ecco, nei confronti anche del popolo italiano sovrano solo a parole. Comunque, venendo a noi, Gelli torna in televisione. La notizia è rimbalzata sui giornali, andrà su Odeon TV, editore è Raimondo Lagostena, figlio di Tina Lagostena Bassi, che per anni è stata giudice a Forum di Rete 4, e dicevo la notizia è stata ripresa da tutti i giornali, sulla prima pagina di Repubblica oggi c'è scritto polemiche per il ritorno in televisione di Licio Gelli, il maestro venerabile della loggia massonica P2 ha presentato ieri un suo programma che andrà in onda su Odeon TV. Rispondendo alle domande dei giornalisti, tra l'altro, ha detto: sul mio piano l'unico che può andare avanti è Berlusconi. E ha mostrato di apprezzare la riforma del ministro Gelmini, e questo dicevo deve preoccupare. Sono d'accordo perché ripristina un po' di ordine nella scuola. Molte le reazioni del mondo politico, l'opposizione attacca il premier e chiede che venga vietato a Gelli di condurre Venerabile Italia. Mi chiedo perché dovrebbe essere vietato il Partito Democratico? Faccia una cosa giusta, invece permettano, non ci siano dei pidini che si mostrano, vogliono fare i moralisti. Lasciamo che Gelli vada in televisione e anche la Federazione Nazionale della Stampa, che intima ai giornalisti di non prestarsi a questo programma. Sbaglia, perché non dovrebbe prestarsi? Anzi, è un'occasione importante per far luce, no? Per far vedere chi è Licio Gelli, per tornare a parlare
di questa loggia massonica che ha spostato la percezione di un'intera nazione. È il momento invece di scoperchiare un pentolone dentro il quale cuociono dei fagioli che brontolano, no? Di cui si sente parlare ma non si capisce. Facciamo un po' di chiarezza, è il momento invece di far luce, perché a quel punto la FNSI, se vuole essere coerente, dovrebbe a quel punto lì intimare a tutto lo squadrone dei giornalisti Raiset di fare altrettanto, visto che sono tutti controllati dal massone piduista Silvio Berlusconi, che peraltro sono vittime, no? Anche loro, perché per lo stipendio accettano di fare un'informazione così, a parte i pochi Santoro e Gabanelli, voglio dire, abbiamo un esercito di giornalisti dei telegiornali che sono vincolati a comunicati insulsi e senza contenuto, perché il fatto che Lodo Alfano non lo conosca nessuno da Agrigento a Milano è la dimostrazione che la TV non informa, che ne dica Petruccioli nell'intervista di ieri che tra poco vi leggo. Quindi secondo me è un momento importante, e io potrei essere un candidato, no, che va a intervistare Gelli. L'ho fatto quest'estate, sono andato alla sua villa ad Arezzo, qualcuno di voi ricorderà quel servizio che ho fatto, quelle interviste ad Arezzo, andai anche alla villa di Gelli, a Villa Wanda, citofonai due volte dopo essermi annunciato al telefono, chiedendo di Gelli un'intervista, no, sulle sue impressioni del piano di rinascita, sulle sue previsioni, no, del mondo politico, l'avrei diffusa in rete. E invece mi è stato risposto al citofono che il venerabile, o meglio il commendatore, non era in casa a Ferragosto e sarebbe tornato più tardi, eventualmente avrebbero fatto sapere. Io ho lasciato il cellulare, non mi hanno mai più richiamato, ho tenuto il filmato, ovviamente ho registrato questo tentativo, anche per avere una prova per dimostrare che dico la verità, e l'ho tenuto lì congelato nell'attesa che questa intervista si materializzasse. Oggi Gelli andando in TV vuol dire che non gliene frega niente di essere intervistato da me, forse anche da altri, e allora è il momento di dare questa prova che metterò online, credo domani o comunque nei prossimi giorni. Chiuso il capitolo, voglio passare adesso all'intervista di Petruccioli, che peraltro dirige la RAI, non Neri Otta, che dirige il TG1, e dice che il compito dell'informazione, in particolare della RAI, intervista pubblicata sul Corriere, è fornire un quadro preciso della situazione. Ok, questo lo sappiamo, evidentemente lo ricorda perché sa che la RAI non rispetta questo compito. E dice, in un momento critico come questo, cresce la responsabilità di tutti, dice Petruccioli, quindi anche della RAI. Vabbè, dico, ma allora? E continua, né allarmare né sedare, ma informare con misure e credibilità. E questa espressione arriva dal fatto che Berlusconi ha detto che la RAI è ansiogena, come già ieri vi ho ricordato. E dice, se si diffondesse il sospetto che il servizio pubblico propone un'informazione non credibile, il colpo per l'opinione pubblica sarebbe letale. E io dico, il problema non c'è, perché l'opinione pubblica sa già che l'informazione della RAI non è attendibile. Lo sappiamo già da tempo, quindi non vedo cosa voglia andare a parare Petruccioli. E dice, e continua, mi viene in mente un ricordo di un'altra vita informativa, 30 anni fa, quando stavo all'Unità. L'Unione Sovietica invase l'Afghanistan e quello fu il nostro titolo sull'Unità. L'ambasciatore sovietico mi cercò e mi disse, non sa quanto ci dispiace leggere certe cose sull'Unità. E io risposi, disse Petruccioli, non sa quanto dispiace a noi dover scrivere. Mai come in questi giorni ho capito cosa significa il quarto potere, dice Petruccioli. Pensate, arrivati a 60 anni per capire che il giornalismo è il quarto potere, cioè la TV, l'informazione è il quarto potere. Non è un'espressione arrogante, ci tiene a precisare Petruccioli, visto che è un PD, però è stato nominato presidente RAI, direttore RAI, grazie a un colloquio avuto con Berlusconi. E dice, più che un potere, indica un punto di vista, diverso rispetto agli altri poteri. Allora, il quarto potere, che è la stampa, che è l'informazione, non può presentare un punto di vista diverso, deve presentare i fatti. Quindi che cazzo dici, Petruccioli? Cioè, capite che sono interviste che non stanno nel capo né coda e non sono neanche sollecitate dal giornalista che c'è lì. E dice, capisco che chi ha responsabilità politiche voglia trasmettere ottimismo, ma noi, così come non dobbiamo diffondere pessimismo, e infatti non lo diffondono affatto, non possiamo trasformarci nel megafono dell'ottimismo. Dobbiamo informare in modo responsabile, cauto, consapevole, come dice Napolitano. E questo dobbiamo informare, significa che lo devono fare, cioè che non lo fanno, perché se lo facessero avrebbe detto, noi informiamo in modo responsabile, cauto e consapevole. Siccome quel dobbiamo dimostra che quindi la RAI non informa, dico che cavolo ci sta a fare Petruccioli, ossia una testa sana dice, allora vuol dire che la RAI è governata da dei burattini. Questo è di fatto, Petruccioli è un burattino come tanti che sono in RAI e che quindi da anni disinformano. E i danni li hanno già fatti, ma l'opinione pubblica non è cretina, perché la gente sa di non essere tanto ben informata. È che accetta l'andazzo perché si sente impotente.
Questo è in sintesi il problema. E perciò, concludo, siamo tutti esseri umani, dice Petruccioli. Qualche scivolata ci sarà stata, ma è fuori discussione che nel suo complesso la RAI abbia offerto dati reali e concreti agli utenti. L'indicazione a tutte le strutture è stata ed è chiara, non far leva su fattori emotivi, ma puntare su un'informazione piena e utile. Puntare, ma stiamo ancora aspettando questa informazione piena e utile. Chissà che adesso l'arrivo di Mara Carfagna, che sarà testimonial ufficiale del governo, quindi relegata da Berlusconi a lavori, a specialista di lavori con la bocca, magari cambi qualcosa. A presto.